Allora, ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e come premesso oggi vi facciamo vedere un pochino di una partita a Bloodborne, anche per spiegarvi un pochino di più le regole, cosa che non abbiamo fatto nello scorso video. Ora, sicuramente se sto registrando senza microfono e sentirete un po' di fruscio, ci sono 40 gradi in casa, quindi almeno fino a che non va via il caldo, spero che mi perdonerete. Allora, prima cosa che vi volevo far vedere, vediamo se riesco a focussare, ok? Qua su, questa è la plancia della missione, dove c'è la tessera del setup della missione, che in questo caso è la lunga caccia. Ci sono tutte quante le carte che possono essere acquistate nel sogno del cacciatore, quindi praticamente lo shop. I mostri che andremo a combattere, quindi i mostri che troveremo in questa prima missione, sono unicamente questi tre. Non ne possono arrivare altri, a meno che una delle missioni contenute qua dentro non dica che spona una creatura particolare, però non è questo il caso dell'inizio. E questo è il setup di base. Praticamente, appena inizieremo la nostra giocata, la nostra missione, dovremo girare questa carta qui del setup. E dietro ci dice, come vedete qui davanti, rivela la carta 1. Quindi bisogna andare qui, rivelare la prima carta dopo aver letto l'introduzione. E quando riusciremo a fare questi obiettivi, andremo sempre a prendere le carte che qui sono segnate. Qua sotto ci sono il mazzo attacco dei nemici normali e di quelli elite. Poi qua giù abbiamo i nostri personaggi con il tile di base, ve li faccio vedere da vicino, e qui accanto i tile coperti della missione generata randomicamente che andremo a pescare. Queste qui accanto sono le carte che andranno a riempire tutto quanto il sogno del cacciatore, quindi ogni volta che comprate una carta, spendendo un eco del sangue, la togliete, la prendete, la mettete nel vostro mazzo e ne rimettete una nuova. Scheda del giocatore qua giù. Abbiamo i punti ferita, che sono sempre 6 e non possono mai superare, gli echi del sangue, che possono essere massimo 3, l'arma da fuoco, che ha delle regole particolari, di solito dopo aver sparato un colpo viene scaricata e la dovete ricaricare. Poi abbiamo scheda del personaggio, dove abbiamo i vari attacchi, qua giù con le carte che potremo andare a utilizzare per metterli a bloccare ciascun attacco, e a seconda della carta che metteremo, l'attacco avrà un bonus differente. E poi qua giù ci sono tutte quante le miniature, qui, dei nemici che andremo ad affrontare di base, a meno che non appaiano altri particolari. Leggiamo la carta introduzione della lunga caccia, che dice: di tutti i mostri creati da questo orribile flagello, le belve della piaga sono le più degenerate. Un tempo umane, queste terribili mostruosità sono veloci, agili e letali. Negli ultimi tempi queste creature hanno iniziato ad apparire in numero sempre maggiore a Yharnam centrale e quindi, in questa notte di caccia, sono stati incaricati di trovare ed eliminare più belve possibili, oltre a cercare di capire perché abbiano iniziato a radunarsi così numerose. Questa è l'introduzione, è una parte puramente narrativa del gioco, quindi una volta presa questa carta qui, la rimettete qua giù in fondo. E poi dovete sempre fare quello che c'è scritto nel... Mi alzo un attimino perché si vede il riflesso della luce. Dovete sempre fare quello che c'è scritto qui. Lasciate stare queste tre missioni elencate perché le dovete scoprire girando praticamente le mappe. Quando arrivate in quella zona vi dice come andare avanti nella storia. Però qua su in cima ci dice rivelate la carta 1. Ora, questi qui erano i setup di capitoli che mi sono dimenticato di toglierci, quindi li togliamo. Quindi rivelate la carta 1, che è questa. Qui, tanto sono tutte quante numerate, non le dovete mai mescolare, sono sempre numerate. Pescate la carta 1, rivela la carta 1 e andate a leggere cosa c'è scritto. Ora non ve le sto a leggere tutte quanto, tanto comunque dal video lo vedete, però sopra c'è sempre una parte di narrazione e sotto invece c'è la missione vera e propria che dice: terminate un movimento sulla tessera lanterna centrale. Quindi bisogna trovare la tessera lanterna centrale, che non è questa, perché questa è la lanterna del cortile. Quindi bisogna trovare la zona lanterna centrale. Terminato il movimento sulla testa della lanterna centrale dopo aver raccolto almeno due intuizioni. Le intuizioni si raccolgono a mo' di oggetto nel corso della missione o anche a volte abbattendo dei mostri. Quindi intanto andiamo avanti e si vede cosa succederà andando ad esplorare. Mia moglie scarta questa carta qui. Potete scartare una carta base qualsiasi, eh? Qualsiasi, che faceva un contrasto, vabbè, le poteva servire per un combattimento e ha diritto a muoversi fino a due caselle. Come vedete, le zone sono divise sempre da queste righe. Quindi lei si può muovere di due caselle, va lì e Poi passa poi un'altra planta. va a esplorare da questa parte di qua. E ora noi andiamo a pescare la prima di qua.
Sì, si sposta un attimino, possiamo col tavolino un po' andava allargato. Pesca e fa vedere com'è. La devi sempre mettere per il verso giusto, che la scritta deve stare sotto, comunque la figura non deve essere mai capovolta, capito? C'è il punto d'unione, perché ci deve sempre essere, se non c'è un punto di entrata e di uscita non le potete unire, ne dovete pescare un'altra. Ed è capitata la casa occupata. La casa occupata è buona perché una di queste missioni, ovvero la seconda, ci dice terminate un movimento sulla carta, sulla tessera casa occupata, rivelate la carta 8. Quindi te ora Quindi per io forza adesso ti devi cosa muovere, faccio? per forza, e andando lì scopri quello che c'è, e vedete c'è un simbolino qua giù, questo simbolo. È un simbolo dei mostri, che è sempre in cima per come avete messo le carte, e vuol dire che spona il mostro con questo simbolo, che sono loro. Quindi dei fanatici della caccia sono lì nella casella ora con mia moglie. Però lei ha raggiunto la casa occupata, quindi voi semplicemente dovrete andare dal mazzo qua giù e, come dice la missione, pescare la carta numero 8. La peschiamo e andiamo a leggere. Visto che ora queste due carte qui in mano, che sono due pesca 1, questa carta vuol dire che quando l'andate a utilizzare, quando la scartate o la utilizzate per fare anche un attacco, dovete automaticamente pescare un'altra dal vostro mazzettino lì. Ora, visto che mia moglie è qui, con questi mostri qui davanti, la cosa migliore che può fare, penso, è combatterli. Perché lei dovrebbe, abbiamo rivelato qui un sopravvissuto, e la missione ci dice di prendere questo sopravvissuto che è qui e portarlo sulla casella Cappella di Odeon, rivelata la carta 9. Quindi quello che può fare lei ora è combattere, così si fa vedere come funziona. Allora, per farvi vedere come funziona il combattimento, sulle nostre schede, come vi ho fatto vedere inizialmente, ci sono... Mi muovo un pochino, Devo comprare uno stabilizzatore. Tre slot per gli attacchi. Ciascun attacco ci potete mettere una delle vostre carte azione. Fa un danno, come vedete qui. E ha una velocità. Quindi se fate un attacco a velocità 3 e il mostro vi risponde con velocità 2, prima attaccate voi e poi attacca il mostro. Se fosse stato viceversa, prima il mostro e dopo voi. Pari merito di velocità, vi attaccate anche se uno muore e quell'altro subisce danni. Quindi ora mia moglie andrà a mettere una delle sue carte su un attacco. Dove lo vorreste mettere? Tipo, fai vedere un pochino. Vuoi fare Metto subito? su. Ah, una cosa che non ti ho detto, scusa, perché almeno ti fai bene la tattica. Questi qua, loro, se l'andiamo a vedere sulla scheda che c'è qua giù, hanno 4 punti ferita. E in questo gioco non si vanno a tirare dadi. E i loro attacchi sono questi qua: 1, 2, più un attacco speciale che andremo a pescare dal mazzo azione nemico che vi faccio vedere. Quindi, se te li vuoi ammazzare sul colpo, non puoi ora come ora perché massimo fai 3 danni. E potrebbe usare il cannone usandolo, senza usando ovviamente una carta, scartandola per fare un attacco. E a quel punto ce la faresti ad Sì, ucciderlo. ma questa abilità qua non viene attivata soltanto con affondo letale. Quella. Cosa c'è scritto? Perché vedo i simboli che No, no, comunque. No, 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 non non vuol c'entra dire. No, no, niente. no, quello lì te puoi usare una carta per fare il coso, per fare l'attacco. Quindi intanto Ok. facciamo vedere dove metti l'attacco. Vado su squarcio. Almeno Ok, così è veloce 2 e fa 2 di ferita. è veloce 2, fa 2 ferite, quindi faresti 2 ferite al mostro. Intanto c'è scritto pesca 1, quindi pesca direttamente una nuova carta dal tuo mazzo, questa qui. E il mostro ora va, giustamente deve, perché in tutti gli attacchi anche voi potete difendervi, gira una carta che è azione nemico e fa base. Cosa vuol dire? Andate sulla scheda del mostro. Come vedete, base dice che fa velocità 2 e 2 danni, fa lo stesso attacco. Quindi, andando con la stessa velocità e gli stessi danni, vi colpite automaticamente tutti e due e vi fate 2 danni a vicenda. Quindi, mia moglie da lì toglie 2 danni e i mostri che sono qui, prendo questi, almeno si fa prima, ce l'ho sotto mano, questi qui li mettiamo vicino a loro. Ora, te quante carte hai ancora in mano? Ancora 2 carte in mano. Potete fare tante azioni fino a che avete carte in mano. Allora. Praticamente quando finisce il vostro turno o vi volete tenere una carta, ricordati che queste carte le puoi usare anche nel turno dei mostri a volte. Sì. Se c'è scritto schivata, la puoi usare quando ti attacca il mostro anche nel suo turno. Allora. Quindi. Provo a fare l'affondo letale, però c'è un più E uno. quindi a fondo letale c'ha 3 danni. velocità 3 Velocità danni 1 e e 3 danni. velocità 1. Vediamo il mostro cosa fa. Questo qui. Ed è un speciale. Nello speciale di questo mostro, che questo in fondo dice girare un'altra azione nemico, il prossimo attacco dei fanatici della caccia ottiene più una velocità e più un danno. Quindi giriamo. Ed è Ma un come si... base.
Quindi fa 3 di velocità e 3 danni. Quindi T4 c'è di velocità 2. Lui ti ferisce per primo. Velocità 1 e 3 di danno. Velocità 1 e 3, quindi lui ti ferisce per primo e ti fa 3 danni. Alla faccia. Non hai carta schivata, no? No. Però te lo uccidi. E una volta che l'avete ucciso, lo rimuovete. Pistola. Rimuovete anche i punti ferita. E vi prendete un eco del sangue, che sono questi qua, e lo mettete sulla scheda. Praticamente, ragazzi, il gioco è tutto qui. Finendo questo rapido tutorial, anche per farvi vedere un pochino in più, visto che non si è fatto nell'ultimo video, anche perché siamo ancora in mezzo, guardate là, siamo ancora in mezzo agli scatoloni, stiamo ancora mettendo un po' a posto l'ufficio, quindi siamo ancora un po' con roba da tirare fuori, defustellare e tutto quanto. Ragazzi, le regole del gioco, bene o male, sono queste e dovete fare tutte quante le missioni fino a completare la missione principale, che è la missione di caccia. E ogni volta che tutti i giocatori finiscono un turno, questo contatore va avanti. Se arriva fino in fondo, la partita è persa. Ogni volta che arriva in un tondino qui in rosso, tutta quanta la mappa si resetta, togliete tutti i mostri, rimangono solo boss e mostri della missione. E in più, ogni volta che un cacciatore va nel sogno del cacciatore, ci potete andare quando volete, praticamente ogni volta che un giocatore va lì, questo avanza automaticamente di uno. Quindi più volte andate nel sogno del cacciatore, prima passerà il tempo. Ragazzi, bene o male, le regole sono tutte qui, ma anche al solito per farvi una veloce infarinatura. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate.